tutto esaurito al Cinema Odeon di Firenze durante la presentazione in prima nazionale del film del regista Neri Parenti, Amici miei. Molti toscani nel cast, da Massimo Ceccherini a Giorgio Panariello, da Barbara Enrichi a Alessandro Benvenuti, a Neri Parenti, originario di Firenze. Anche Christian De Sica ha molti punti di contatto con la Toscana. Nelle interviste realizzate dopo la conferenza stampa, attori, regista e produttore svelano curiosità e aneddoti del film. De Sica, lei è stato nella Firenze del futuro, ora nella Firenze del passato. A Firenze suo figlio ha registrato al Verdi lo speciale dello spettacolo, una città a cui è legato, o dopo Roma? Ma guarda, mio padre non lo sa nessuno, è nato a Sora in Ciociaria, da una madre romana e da un padre sardo. Tutta la famiglia di mio, però papà ha studiato a Firenze, nessuno lo sa perché le medie, il ginnasio e il liceo l'ha fatto qui a Firenze, quindi papà aveva un accento perfetto toscano, nessuno lo sa perché non l'ha mai usato al cinema, ha sempre usato l'accento napoletano. Io sono ormai 9 anni che vivo in Toscana, sono nato a Roma, ma ho scoperto San Giuliano, che è un paesino che sta tra Lucca e Pisa, e io da 9 anni vivo in campagna lì. Senza rinnegare Roma, che la amo perché è la mia città, io qui sto bene. E quindi mettetevi l'anima in pace anche ai detrattori, ai amici miei, perché io da qua non me ne vado. Va bene? Aiutatemi, amici! 5 amici. Vergogna, sudiciore! Bischerate, zingarate, cazzeggio. Allora io vado, godetevi la partita. Ma dove tu vai? È cominciata ora. Il legnaiolo l'ha impegnato. Che ti trovi la moglie dell'Alderino. Mi ha fatto piacere partecipare a questo film, un film di genere. Film di genere è un tipo di film che non si fa più nel nostro paese. Si fanno sempre i film, capito, veramente due camere e cucina. Invece qui hanno voluto fare delle scene meravigliose. Si è ricostruito un intero quartiere del 400 di Firenze a Cinecittà. Io il primo giorno che sono entrato veramente mi sono sentito William Holden. Mi sembrava di essere tornato indietro, con il dolly che saliva, motore, azione, c'avevo questo vestito meraviglioso, pesava 42 kg, ma insomma, però io ero tronfio nel mio costume ed ero molto felice. E poi soprattutto di lavorare con degli attori con i quali non avevo mai lavorato, tipo Paolo Hendele. Sente lo spirito degli amici miei storici. Giorgio Panariello. Do un calcio nel culo a Savonarola. Michele Placido. Ed è nata una grande amicizia che si sente questo, sia al di fuori del set. Veramente c'è stata questa complicità come nel film. Quindi è stata una bella festa farlo. Abbiamo dato una gioia al nostro regista che era tanti anni che lo voleva fare e non riusciva a montarlo. Insomma, speriamo che piaccia al pubblico perché si può tornare in Italia a fare il film di genere. E chiaramente c'è meno la risata grassa del film della farsa, però c'è una risata più garbata. Siamo stati attenti, forse eravamo impauriti, noi guitti, attori di farsa, ad avvicinarsi a una cosa così grande, però ce l'abbiamo messa tutta a cominciare dal regista. Recitare in toscano cosa vuol dire? Per uno come me che viene poi, io ho una nascita soprattutto come attore di teatro, studi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, me la cavavo abbastanza nei miei corsi. Io sono stato allievo di Orazio Costa Giovangigli, che è stato un teorico, insomma, del teatro attraverso il verso dantesco, per cui io sono abituato a masticare il verso dantesco che appartiene un po' a tutti, e nel verso dantesco c'è già una buona lezione su quello che è il calar toscano, no? Amor cannullamato, amar perdona, prese, costui, del piacersi forte che, come vedi, ancora non mi abbandono, oppure il bacio che mi diede. Insomma, lavorare sul verso toscano mi ha agevolato in qualche modo ad avvicinarmi, insomma, non mi è costato difficoltà. Certo, problemi ci sono stati, però, ripeto, non è così esagerato se si pensa che nel primo Amici miei, i toscani erano ancora molto meno rispetto a noi, eh. Qui abbiamo l'Endel, i Ceccherini, il Panariello, il Benvenuti, insomma, siamo pieni veramente di attori di teatro e di cinema toscano. Mi hanno aiutato, insomma, penso, io mi sono divertito tantissimo, poi questo era l'importante, fare una commedia amara, questo sì, mi sono divertito a stare nella commedia. Qualcuno dice una commedia in cui ci si commuove anche, è vero. Magari non ci si sbellica delle risate, però ci si diverte pensando, riflettendo la vita, che è quella che è.
Oh. Io interpreto la moglie di Giorgio Panariello. È nella locanda Margarita che partono tutti gli scherzi, tutte le beffe che organizzano i cinque amici, gli amici miei. Perché Cecco, che è interpretato da Giorgio Panariello, è sempre latitante perché va fuori a fare gli scherzi con gli amici, insomma. Il ruolo delle donne in questo film è forte, diciamo. Ovviamente il film gira sulla storia di cinque amici e sull'Alderighi e su Lorenzo il Magnifico, però le donne hanno una parte molto, non sono vittime, diciamo, non sono proprio succube dei mariti, ma sono parte attiva, insomma, sono donne d'epoca, come potrebbero essere adesso delle donne imprenditrici, insomma, che mandano avanti la famiglia, la casa, il lavoro, eccetera, eccetera. E tutti i ruoli femminili hanno questo tipo di importanza. Ovviamente subiscono anche loro scherzi incredibili da parte degli amici, che fanno tutto questo comunque perché hanno paura della noia. La parte che ti è piaciuta di più di questo film? Beh, devo dire, lo scherzo che fanno al legnaiolo è fantastico e pare sia veramente successo, è stato ritrovato scritto, insomma, uno scherzo d'epoca. Neri Parenti, regista conosciuto più che altro per i cinepanettoni che hanno un grosso successo al cinema, qui ha voluto rendere un atto d'omaggio al film Amici miei, che è un suo film preferito, a Mario Monicelli, regalando un qualcosa che è diverso, molto diverso dai cinepanettoni. Questo era l'intento, quindi se ci siamo riusciti, per me è una grande soddisfazione. Era, oltre che un omaggio ad Amici miei, per me un omaggio alla mia città, a Firenze, quindi ho cercato di fotografarla nel modo migliore possibile. Ho anche un po' barato aggiungendoci un pezzetto di San Gimignano e un pezzetto di Pistoia, però solo a fin di bene, perché potesse sembrare ancora più bella. Io dico sempre che questo film, anche se uno toglie il sonoro, ci sono delle immagini della Toscana e di Firenze così belle che solo per quello varrebbe la pena di guardarlo. C'è stata una scena un pochino più difficile dell'altra da realizzare, proprio perché si tratta di un film storico, siamo ambientati nel 1478. Beh, sicuramente come dire, l'importanza in questi film è avere un'adeguata preparazione. Quindi se chiaramente, avendo avuto anche una grande collaborazione da parte delle amministrazioni, siamo riusciti a poter circoscrivere alcune parti della città e quindi chiaramente è diventato più facile poter poi mettere la sabbia per terra per togliere l'asfalto, mettere gli animali, le torce, togliere. E poi adesso c'è una tecnica digitale che in qualche maniera aiuta, che ne so, le antenne le togli senza doverle smontare, insomma. Però, beh, insomma, chiaramente il calcio in costume, la peste, le scene di massa di solito sono quelle più impegnative. Sono, devo dire, alla fine molto soddisfatto, anche se è stata un'operazione estremamente così lunga, faticosa, costosa, ma credo che questo film possa avere anche per la sua diversità una possibilità di essere più comprensibile all'estero di tante altre operazioni italiane. Un aneddoto sul film attuale e su quello atto secondo. Beh, un aneddoto sul film attuale: era molto curioso vedere come reagivano, per esempio, i pistoiesi quando, svegliandosi la mattina, hanno ritrovato delle piazze a loro note completamente modificate, con i nostri architetti, gli scenografi che avevano eliminato tutti i negozi e avevano portato 20 camion di terra e di sabbia, per cui l'asfalto era scomparso, ormai sul palazzo comunale svettava tutt'altra roba. Quindi chiaramente questi cittadini erano così, prima di vedere una macchina da presa e di capire quello che era successo, si erano abbastanza intrigati, incuriositi. È sempre abbastanza curioso vedere come, anche quando abbiamo girato una scena della peste qui al Duomo a Firenze, la sera piovigginava e anche qui torme di stranieri, di giapponesi che si fermavano, che volevano capire che succede, perché questi fuochi, cosa bruciate, cosa non bruciate. No, è un film. Ah, un film. Erano delle belle sensazioni. Come direbbe qualcuno, ora sono cavoli nostri.